Perfetto, ho livellato i personaggi direi più che abbastanza al momento, nel senso mi sento comunque che più di così al momento non potrei fare. Già arrivare al 40 è stato molto difficile, ho dovuto passare molto fra il deserto e appunto il faro. Il faro era altalenante, ogni tanto apparivano le chimere insieme al tuono certo che davano abbastanza punti, a volte apparivano i ragni che ne davano di meno. La lucertolona nel deserto ne dava molti, però dovevi continuare a uscire e entrare. Diciamo che ci è voluto un po' effettivamente per arrivare a questo, ma ormai ci siamo. Questa è la nostra squadra a livello 40 con tutti i digin. Gli attacchi, che devo dire, non mi posso lamentare. Soprattutto balzo letale, azzeramento, e Garrett ha preso spacca elmo, che è buono già quello, ma colpo rapido è meglio. Purtroppo mi sento di non aver fatto molto per Ivan e per Mia, che alla fine vengono un po' reclusi come support e niente più. Probabilmente in low stage ce la caveremo meglio. E scemo io che l'altra volta mi sono lamentato. Break ce l'abbiamo anche noi, due volte addirittura. Io mi lamentavo che i nemici ci togliessero tutto, ma anche noi potevamo farlo. Sono talmente stupido io che in realtà ero concentrato totalmente a fare determinate cose che non ho guardato oltre. Prendiamoci la pietruzza. Vediamo, aspetta un attimo. 809 Garrett. Mica male, mica male. Dai, non mi va di combattere dopo che ho preso la pietra. Ah giusto, ecco perché stavamo combattendo. Grazie ai ragnetti che me l'hanno ricordato, perché ho ancora il cappello esca, ecco perché. Diamo la corona a Ivan, ecco a te. E perfetto, questa è la nostra squadra. Andiamo. Plink. Eccoci qua alla cima del faro di Venere. Io non ho salvato oltre per il semplice motivo che, se mai volessi fare altro, posso ritornare. Da qui non si torna più indietro. Finalmente è giunto il momento di accendere il faro di Venere. Ora che anche il secondo faro è acceso, ne rimangono solo due. No, accendere il faro di Giove è come accendere quello di Marte. È vero, allora resta soltanto Giove. È vero, i vostri sogni si stanno per compiere. Cosa ci fai ancora qui, Felix? Non ti avevo ordinato di andare verso la nave? Ho mandato Jenna e gli altri al molo di Dejima. E allora perché sei tornato? Perché devo mantenere una promessa. Una promessa? Oh, vuoi dire Sara? Sì, Sara, perché non l'hai ancora liberata? Hai promesso di liberarla al faro di Venere. È per questo che sei tornato qui? Hai promesso di non coinvolgere chi era esterno a questa faccenda. Sara è speciale. Infatti, vuoi dire che Sara è un'adepta speciale? Penso di aver capito il vostro ragionamento. Cioè? Per accendere ogni faro serve un adepto che appartiene a quel gruppo. Per accendere ogni faro serve un adepto che appartiene a quel gruppo. Fino ad ora abbiamo adepti del fuoco, di terra, d'acqua, ma nessun adepto di vento. Questo è vero. Quindi ci serve Sara per poter entrare nel faro di Giove, giusto? Mi spiace, Felix, ma non possiamo entrare senza un adepto del vento. Ora capisco perché non puoi liberare Sara. Allora anche tu hai appreso qualcosa. Ora che è tutto chiaro, puoi andare, Felix. No, non posso lasciare qui Sara. Porterò Sara alla nave. Che stai dicendo, Felix? Non sappiamo cosa può succedere quando accenderà il faro. E non voglio che Sara corra pericoli. Abbiamo promesso di proteggere Sara, non ti fidi? Non sto dicendo questo, ma è meglio essere prudenti. Non venirci a dire cosa è meglio fare, Felix. Sara non verrà con te. Perché no? Cosa? Non vi fidate di me? Come possiamo fidarci se ci hai appena chiesto di liberare Sara? Se poco fa ci fossimo fidati di te, ora Sara sarebbe libera. Vieni con me, Sara. Ti proteggerò io.
Sei sicuro di volerlo fare? Questo significa che ci stai sfidando, lo sai? Credo proprio che sia pronto a sfidarci, altrimenti non avrebbe usato opporsi alla nostra volontà. Se questo significa proteggere Sara dal pericolo, vi sfiderò. Hai visto che cosa siamo capaci? Sai di non avere speranze. Come potrai proteggere Sara se non puoi proteggere te stesso? È proprio per questo tuo spirito ribelle che non ti abbiamo mai fatto lottare. In tutto questo tempo non hai ancora imparato a temerci? Non sei un combattente, Felix. Come puoi pensare di sfidarci? Questa sarà l'ultima volta che ci contraddici. Facci vedere cosa sai fare. Pare che stiano avendo un litigio per Sara. Credo che sia qualcosa di più grave. Pare che Saturus e Adexia non si fidino più di Felix. Questo è il momento opportuno. È l'unica speranza che abbiamo per impedire che accendano il faro. Non c'è un momento da perdere, muoviamoci. Andiamo. Forza. Saltelliamo. Ed eccoci qua. Combattimento finale del gioco. Fermi voi. Geco. Chi si vede? Sei qui per fermarci? Guarda che cos'è che hai usato la tua disobbedienza, Felix. Non ho bisogno del tuo aiuto, Geco. Stavo appunto sistemando i conti con Saturus e Adexia. Goditi lo spettacolo. E dopo dimostreremo il vero potere della luce di questo faro. Ma Sara non ha niente a che fare con questo. Liberate Sara! Silenzio! Non fare il furbo, Felix. Altrimenti per te e Sara saranno guai. Se capita qualcosa a Sara, tradiremo la fiducia di Faran. Non vi permetteremo di fare alcun male a Sara o Felix. Oh oh! Anche a voi sta a cuore Sara, allora? Non ti preoccupare, non accadrà nulla, Sara. Ha una condizione, però. Cosa hai intenzione di fare, Saturus? Lascia fare a me. Sara, ricordi quel bastone che ha a che fare con l'Esperia? Il bastone dell'Esperia? Il bastone che serve per raggiungere il faro di Giove. Sì. I nostri sfidanti qui hanno un bastone, è lo stesso? Sara, resta dove sei, puoi capirlo da qui. Scusa. Ci. Che mi dici, Sara? Allora, Sara? Forse. Forse? Forse cosa? Non gridare così con lei. Non stiamo gridando, pretendiamo soltanto una risposta precisa. Allora, Sara? La loro mente offuscata. Non riesco a vedere bene, ma penso che sia quello. Non ha senso farla riprovare. E allora cosa facciamo? Ci liberiamo spazio nell'inventario. Ricordi quando ti ho detto che avrei liberato Sara a una condizione? Se hai già capito di cosa si tratta, sei più sveglio di quanto pensassi. Se ci dai il bastone sciamanico, Sara sarà libera. D'accordo? Va bene. Il bastone sciamanico. Se serve per liberare Sara, te lo darò. Cosa? Mamma te l'ha dato a te, Ivan. Non ti preoccupi di ciò che accadrà a Sara? Quindi, dacci il bastone. Ben fatto, Saturus. Finalmente abbiamo il bastone sciamanico. Prendilo tu, Felix. Perché io? Per essere certo che non ci tradirai. Vai a prenderlo, Felix. Geco consegna il bastone sciamanico. Così ci liberiamo uno slot nell'inventario. Cosa devo fare con questo bastone? Tienilo al sicuro. Dove credi di andare, Sara? Ora che il bastone libera Sara. Come detto, scusa? Hai permesso di liberare Sara se ti avessimo dato il bastone. Erano queste le condizioni. Ora che hai il bastone devi liberare Sara. Forse non ci siamo capiti. Ho detto che non avrei fatto alcun male a Sara. Non ho detto mai che l'avrei liberata. Ehi, non vorrei rimangiarti la parola. Siete voi che non avete capito bene le condizioni poste da Saturus. E poi se liberassimo Sara non saprebbe cosa fare. Cosa vuoi dire? Sara non può tornare alla Livero da sola. Cosa vuoi dire? Prenderemo Sara? Oh no. A
Hai capito? Non tornerai indietro. È la fine per te. Ehi, un attimo. Basta così. Siete voi quelli che non andranno da nessuna parte. Prendi qui, marmocchio. Non viverai abbastanza per piangere sulla tua stupidità. Ora assaggerai l'orribile potenza di uno dei più grandi adepti del fuoco. Anche io sono l'adepto del fuoco. Fottiti, stronza. Saturus ed Exia. Ah, stronzoni. Tra l'altro ho appena notato che lei c'ha una falce. Belle le falci, cacchio. Allora, azzeramento o balzo letale? Con balzo letale sicuramente abbiamo la possibilità di paralizzarlo. Una possibilità. Con azzeramento facciamo più danni. Va bene, vediamo prima balzo letale su Saturos e vediamo anche lo spacca elmo su di lei. Tu aumentaci l'attacco ovviamente. E tu Mia, bella domanda, ti farei attaccare. Non ho molto altro a farti fare. Grande impatto. Non è al primo turno perlomeno. Vediamo, 235, 208. Ok, meglio già buttarsi sugli attacchi forti, mi sa. Se ti piacerebbe. Al prossimo giro, perché tanto so che tanto cercherete di aumentare le vostre statistiche. Garrett, per favore, se riesci, butta un po' di veleno, anche se dubito che succederà, però. Salute e via. Grande impatto! Tanto useranno break sicuro su di noi. 383. Veleno letale! Ho il dubbio che lo status sui boss così non vada, sai? Oh, ma che brava! Che belle quelle mosse lì. Porca troia. Peccato che siano mosse di altissimo livello che noi non raggiungiamo. Dunque, cioè nel senso, già arrivare a livello 40 è stata un'impresa. Colpo rapido? Ma sì, dai. A questo giro niente attacco. Break. E tu ripristina un po' di salute a tutti. Ops. Statistiche abbassate? No statistiche. Il meme di Megamind. Quanto vi sta bene. Oh wow, bel colpo. Bel colpo, sorella. Va bene. Io continuo ad attaccarvi. Sì, 80 dovrebbero bastare, dai. Grande impatto! Chissà quanta vita hanno. Colpo rapido! Sai che mi sa che siamo arrivati al cap massimo per l'attacco? Wow! Stronzo. Dunque, sarebbe anche il caso di iniziare a preoccuparci magari solo di uno, ma sicuro non ha senso usare gli attacchi di fuoco su di loro. 450. Colpo rapido. Beh, l'effetto dell'acqua sul fuoco si vede, eh. Inferno. Bella mossa. Però gli adepti del fuoco per apprendere quella mossa devono arrivare a dei livelli assurdi. In Golden Sun 1 è difficile salire di livello, è veramente difficile. E io non capisco come cacchio abbiano gestito la quantità di livelli sulla quantità di punti esperienza che prendi. Cioè io capisco che avevano già probabilmente in mente di poi spostare i salvataggi sul gioco dopo, ma è difficile riuscire ad arrivare già solo a questo livello, credetemi, ci ho messo veramente molto tempo io. Colpo rapido. Brava. Aia, ecco, quello ha fatto male, stronzo. Quindi tu, azzeramento. Tu, colpo rapido. Tu, ovviamente, break su entrambi. E tu, super salute. Ops, le statistiche abbassate, porellino. Oh, Saturos è morto. Oh, Adexia è morta. Peccato non essere riuscito a curarci però, cavolo. Avrei voluto sfruttare un turno in più. Ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo battuti. Alla vostra allora.